Ehi la ciurma, io sono Zs e benvenuti in questo nuovo episodio di Imperator Rome. Ma togliamola subito la pausa innanzitutto, eccoci qua. Nulla, allora ci troviamo attualmente in un momento di pace dopo una guerra molto combattuta con vari imperi. Qua abbiamo combattuto contro Cossio, Ipartia, Impero Seleucide e... Chi che c'era ancora di altro? Qualcun altro di qua mi pare. Laodichea. Mi sa che ci conviene questo. Allora, abbiamo una famiglia scornata, ma ci sono... Calatan. Ci sono dei Nauticon, sono tutti scarsi questi Nauticon. Calata, abbiamo qualche Calata di sensato? Ma non c'è neanche nessun ca... Scusatemi. Ah, questo. No, questo è un 12. No, 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 scusate. Gli assegniamo qualcosa di un po' più sensato che non quella roba. Non so, possiamo tipo dargli questi? Sì. Sembra di sì. Ok, abbiamo ancora degli Stratos esiliati. Via. Così dovremmo risolvere il problema. Allora, fino a quando abbiamo una tregua con la Mauria qua? Perché allora, il problema principale è la nostra tregua con la Mauria. Ce l'abbiamo fino al 95, quindi ancora 4 anni. E poi dovremmo essere molto 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 pronti per dichiarare guerra. Allora, loro adesso hanno 644 corti, che sono molto di più di quanto non possiamo avere noi. Sì. Qua, scusatemi ragazzi, ma stiamo prendendo dell'attrito inutile. Non vorrei dirvelo, ma ve lo dico lo stesso. Allora, intanto muoviamo la gente importante in quelle direzioni. Là stanno facendo delle imbarcazioni già da parecchio. Questi dove stanno andando? Là. Ok, Rostag Kavag. Ok, questi possiamo anche muoverli nell'altra zona perché... Tanto dobbiamo essere pronti a sfondare il confine. Più che altro non so se, cioè, se andare a creare delle altre truppe così a caso e andare a impattarmi così il manpower. Abbiamo più 89 comunque qua, quindi vuol dire che non abbiamo troppi problemi. Cioè non abbiamo proprio problemi economici. Allora qua... Ok, abbiamo ancora parecchie truppe che possiamo avvicinare in qualche modo. No, beh, allora, questi li facciamo muovere fin qua. Direi di riportare di un po' tutti in questa zona. No, aspetta, facciamoli passare di là. Riportare un po' tutti in quella zona più che altro per il fatto che ci servirà davvero tanta 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 gente. Questi 32 prendono attrito però qua. Allora, muoviamoli là. Il governatore della Siria è morto. Abbiamo qualcosa di sensato? No, abbiamo solo della gente inutile, vabbè.
Papero. No, di qua, ok. Mi inizio a perdere un po' con questi confini qua. No. Passa da questo lato qua. Quelli prendono l'otterito un po'. Perché è droppato così tanto? È sceso di... Ma tantissimo. Cos'è capitato? C'era ancora della gente... Ma esiste ancora la Macedonia? Che fine ha fatto, scusatemi, la Macedonia? E sta roba qua è inutile. Vabbè, tra l'altro invece qua ci manca ancora Gordione, vero? Ma siamo ancora in tregua, eh? Sì, fino al 97. Vabbè, non dovrebbe essere un problema quello. Il nodo di Gordione. Questi è dove passano? Di là, ok. Grigio su grigio non si vede proprio niente. Oh, l'omen. Facciamo questo. Dono di Ares. Sperando che ci sia utile. Ah, qua abbiamo anche un 9, tra l'altro. Crisi anche in Mesopotamia superiore. Beh, potete andare anche fin qua, in realtà. E come 440? No, aspetta. Ah, no, 440 perché ci sono gli altri là. No, ci sta. Cioè, ci sta più o meno. Il problema qua sarà davvero tantissimo. Il fatto che non abbiamo abbastanza gente rispetto a loro. Cioè, loro hanno davvero ancora tantissimi soldi. Li abbiamo tolti tutti. E continuano comunque ad avere parecchi, parecchi soldi. Perché ne guadagnano 170 a botta. Nonostante tutte le corti che hanno. Le stanno diminuendo, tra l'altro, comunque sembra. 608, prima erano molte di più. Va bene, è arrivato un tizio straniero. Un oratore, ci mettiamo questo. Vada. Abbiamo un sacco di punti che possiamo spendere in invenzioni. Allora, abilità di assalto, ma non me ne frega un Kaiser in realtà. Disciplina delle tre remi, va bene, dai. Ma c'è tutta roba brutta. Coloman Cost, vabbè. Oh, dammi di nuovo la disciplina delle tre remi. Costo della fanteria, ma... Me ne frega niente. Move Freeman. Freeman Promotion. Sono tutte delle robe inutili. Navy Morale Recovery. E continuo a uscirmi in Navy Morale Recovery. Vabbè. Abbiamo speso un po' di punticini così. Non molto utilmente, diciamo. No, ma perché vi è ostinato a passare da quel lato? Magari è più comodo, ma. No, via, andate qua. Che non dovrebbe essere, non dovrebbe esistere più attrito però. Ah, perché questo abbiamo scelto proprio la... No, ragione sbagliata. Vado di qua, no, in realtà, aspetta, tu... No, ormai li hai mossi. Però sarebbe molto più comodo avvicinarsi a questi che hanno il generale livello 9. Comunque secondo me allora o sono indietrissimo di tecnologia o prenderemo delle mazzate incredibili per quanta gente hanno. Quanto sono loro? 21.
di militare. Noi siamo 22 di militare, praticamente uguale. No, sarà davvero un bel problema questa guerra di Mauri a 2, la vendetta, perché hanno tantissime truppe in più. No, stanno scendendo. Perché stanno continuando a scendere le coorti che hanno? Stanno licenziando dei mercenari, verosimilmente, non so. È l'unica spiegazione che riesco a darmi. Ah, qua a Forat possiamo muovere dell'altra gente. Ho davvero paura di questa prossima guerra. 511 e 592. Non so dire, porca miseria, non so dire. Ah no, perché mi si è abbassato il discorso del manpower, forse perché è morto il tizio di prima, ok. Mi converrebbe fare dell'altra gente. Sì. Comunque, a prescindere da cosa succederà o meno, mi conviene fare altre truppe. E le facciamo di nuovo in questa zona. Allora, penso che non, di non avere heavy infantry da queste parti. Invece sì, posso costruire heavy infantry qua. Molto buono. Allora, io farei quanto? Altre 100 coorti? 100 coorti vuol dire 5 gruppi da 20. Cinque gruppi da 20 vuol dire 5 per 5, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. E per ora creiamo le truppe pesanti. Qua non c'è qualcosa che riesco a staccare e a dare a qualcun altro, tipo quei 18.000. Create new unit. Perché sennò prendo davvero tanto attrito. Quelli stanno andando a Tepe, vabbè, inseguiamoli. No, vai di qua. Vabbè, poi. Scusa, vai. Ecco. Così. E anche qua questi 28 posso ridimensionarli in un certo modo. Create new unit, allora posso togliergli uno e due arcieri vorrei togliere, ma non so se ce n'è di non fedeli, sì? Sì. Va già meglio, ce n'è un altro, sì. E un fanteria leggera, ok. Vada, questi qua li mandiamo qui. Cerco di uniformare un po' più che altro per comodità. Ma no, fate il giro di qua. Accesso dall'impero Seleucide, va bene. Tanto ormai di loro non ce ne può fregare di meno, penso. No, 93, quindi vuol dire che si sta avvicinando la fine della tregua qua.
che è, ricordiamo, 95. Ok, loro ne hanno 573 adesso di coorti, noi stiamo reclutando invece. Qua c'è morto un comandante. Vada, ci mettiamo un 13. Ce l'abbiamo, possiamo permettercelo, quindi. Allora, voi andate qua, voi scendete e voi andate anche qua. Allora, mi sa che li hanno fatti tutti qua. Facciamo dei gruppetti da 5. 5, 5, 4, 5, 5. E facciamo che costruire 25 di questi, di arcieri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. E poi gli altri li farei tutti insieme, magari tutti nello stesso posto. Allora. Fanteria leggera, cioè cavalleria leggera e sono dei gruppi da... Sono 5 gruppi da 5 di nuovo. No, quanti... Che proporzioni tenevamo per gli altri? No, 7 e 3. Quindi sono 5 gruppi da 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Invece qua sono 5 gruppi da 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, allora. No, ho aperto questo tile per sbaglio. Scusate. Allora, facciamo sparire sta gente qua più che altro. Prima che ci arrivino dei guai. Che infatti, qualcosa che gli è apparso. Un arciere. Non vogliamo un arciere, via. O forse ce l'aveva già quell'arciere. Nel dubbio, tu allora tu vai via, 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 proprio via. Con chi stanno combattendo? Ah, questa è la rivolta Seleucide. E l'impero Seleucide? Ah, è là sopra. Che casino. Oh, sono sempre stati in guerra sti due insieme, eh. Ma ci sono delle robe più piccine tipo in giro qua. No, ormai non mi sembra più. Beh, andiamo ad allegarli qua. Ah, e vedi che qua si stanno unendo. Cos'è che ha di più qua? No, sono... What? Cos'è che hanno? No, qua hanno un...
Non so dire. Vediamo cosa manca. Più che altro. Ah, voi andate fin là e voi andate fin qua. E voi andate... vada. E voi andate fin qua. Ok. Vi andate troppo senza generale in questo momento, ma... non dovrebbe essere un problema. 6,93, ok. Ah no, ok, 97, mi sembrava di aver letto... cioè, ho letto la riga sbagliata, più che altro. Perché sono stupido. Mauria, ce l'abbiamo la trevo fino al 95, allora sì. Quindi abbiamo ancora un annetto circa. Allora, qua stanno creando tutto, ma più o meno a caso. Cerco sempre di averlo in ordine, invece qua... succedono dei pasticci lo stesso, vabbè. Questi sono gli arcieri dovrebbero essere tutti separati. Mettiamo questo, dai. È un po' corrotto, ma sono tutti corrotti ora come ora. Mentre invece con le navi a che punto siamo? Qua che stavano facendo la flotta della vita. Ne ho qua per sempre, tipo. Ma perché loro quante triremi hanno? Ne hanno 118, io ne ho ancora solo 48. Al momento. Non posso compattare ulteriormente qua, vero no? Allora, questi li uniamo. Nel dubbio. Questi sono degli arcieri, quindi è probabile che abbiamo perso degli arcieri per strada. E che siano questi che sono qua. No, dammi questo arciere qua. E lo spariamo qua su. E voi mi date anche un arciere. Qua. Credo fossero loro quelli in numero sbagliato. Qua cosa mancano? Mancano degli arcieri e... i cavalieri. Quindi tipo questi arcieri vanno bene. E qua mi mancano 4 arcieri. 1 2 3 e 4. Qua mancano tutti le leggere e un arciere anche, quindi facciamo così. Con quello siamo a 3. Qua hanno la leggera a posto, qua gli manca la pesante. Quindi andiamo qua che gli manca la pesante. La anche manca la pesante. Oddio. Facciamo questo. Ah, un arciere. Vabbè, lo muoviamo qua. Questi ci sono quasi.
qua dov'è che mancavano le pesanti qua. Qua mancano i tre cavalieri. Ma abbiamo gli arcieri, per cui stacca questo e selezioniamo i cavalieri. No, non volevo. Volevo mandarli qua al 17. Qua invece cosa ci mancano? Ci mancano due arcieri e i cavalieri, quindi mandiamo questo che ha gli arcieri. E questo arciere. No, questo è a posto. Questi mancano di cavalieri e due arcieri, quindi vada questi, andate qua. Qua mancano i cavalieri e tre arcieri. Quindi allora qua andiamo i cavalieri, là anche mancano i cavalieri, quindi gli ultimi cavalieri che non si sono ancora mossi sono questi e li mandiamo qua. E poi vanno solo più ridistribuiti gli arcieri, per cui qua ne abbiamo uno, qui ne servono tre, che sono questo. Sì. Oh, ci regalano dei soldi, vabbè. Buono, grazie. E questi due invece li mandiamo qua e dovrebbe essere tutto a posto. Antigone Lagide è ancora viva, tra l'altro. No, un'altra. È un'altra. Regalo, noi adesso siamo Nicostrate. È una... è nostra figlia. Nostra figlia non ci è fedele. Mannaggia lei. E nulla. Allora, loro sono 526, noi siamo a 611. Molto bene. Manpower è sempre molto a posto. 2232 è il massimo. Ok. Quindi possiamo ancora recuperarli. I soldi ancora ne stiamo guadagnando parecchi. 62, ci sta. Siamo a febbraio. Siamo a febbraio, possiamo dichiarare guerra? No, fino ad agosto dobbiamo aspettare. Abbiamo ancora abbastanza aggressive expansion, ma vorrei sfruttare ogni singolo istante perché ci rimangono praticamente una trentina di anni, se non ricordo male. Per cui non possiamo farci sfuggire nessuna situazione, nessun anno. Tanto invece mi sono fatto sfuggire d'occhio. Allora, per cui interrompiamo qua questo video, io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, ci vediamo nel prossimo episodio, in cui probabilmente dichiareremo la seconda guerra di Mauri. Ciao a tutti e buona giornata.